Crash Bandicoot! Ed eccoci qua in questa nuova serie gameplay di Crash Bandicoot Insane Trilogy. Mamma mia ragazzi, sono euforico. Lo volevo da tantissimo tempo questo remasterake di Crash. Sebbene sono cresciuto da piccolo solamente con Crash Bandicoot 2 per la PlayStation 1, finalmente c'ho tra le mani tutta la trilogia completa. Poi vabbè, col passare del tempo mi sono recuperato la trilogia classica PlayStation 1 originale, ma comunque recuperarla in edizione rimasterizzata, o come piace chiamare a me, remasterake, ha un grande fascino. Ah, che bello, l'immagine della memory card. Ah. Ho fatto un paio di partite per vedere come regge un po' il gameplay, ma comunque... Ma, dottor Cortex, non sappiamo perché non ha funzionato in passato. Sciocco! Questo Bandicoot sarà il mio generale e guiderà le mie truppe Cortex alla conquista del mondo. La vittoria sarà mia! E ora ci siamo! Resto nel vortice! Cortex, il vortice non è pronto! Non abbiamo idea di che cosa succederebbe! L'ennesimo fallimento! Catturatelo! Preparate il Bandicoot femmina! Vi dirò, questa nuova scena animata che introduce il primo Crash Bandicoot mi è piaciuta parecchio. Cambio di telecamera, più espressività dei personaggi, ovviamente è bellissimo rispetto alla versione classica. Sarà una comparazione un po' ingiusta e vi darò ragione perché sulla Play 1 c'erano tanti limiti tecnici. Ah, che bello, che bello. Però preferisco più la versione PlayStation 4, insomma, rimasterizzata del primo Crash, perché in questa versione rimasterizzata hanno praticamente sistemato i difetti che aveva il primo. Ovvero salvataggi con password che veramente, con tutto il bene che gli voglio alla Naughty Dog, ma troppo antiquato. Poi per fortuna si sono ravveduti con i successivi capitoli. Poi, un altro difetto del primo Crash Bandicoot sono le scatole, che se non seguivi un pattern specifico non ti faceva più fare il 100%, mentre qua, anche se perdi una vita, te lo fa fare il 100%, non si disattiva nulla. Un'altra cosa da considerare è che tutta la trilogia si basa sulla versione americana di Crash Bandicoot, quindi non va a prendere le differenze più significative dalla giapponese, perché tra l'americano e l'europeo l'unica cosa che cambia, che cambiava all'epoca, era il framerate e la colorazione su schermo, perché dalla nostra versione europea noi vantiamo di avere una colorazione migliore e una qualità audio migliore. Poi, se qualcuno mi vuole smentire, YouTube è fatta apposta per socializzare. Quindi commentate, ragazzi. Io non ricordo se l'ho finito il primo Crash Bandicoot sulla PlayStation 1. Ho finito il 2 al 100%, ma il primo non ricordo. Perché poi col passare del tempo me ne ero pure segnato quale gemme trovare, quelle
più particolari, ma le dovrò andare a ritrovare. Qui ci manca la gemma verde, quindi andiamo sparati, ci deve fregare nulla. Un'altra miglioria nel primo Crash Bandicoot sono, oltre a sistemare i livelli bonus di Tauna, Embryo e Cortex, ci puoi ritornare quante volte vuoi senza dover rifare il livello da capo, che sinceramente era alquanto fastidioso. Non a caso col secondo le hanno tolte questi difetti. Che poi, se ci pensate, a livello di trama e di gioco, vabbè che non c'è una trama chissà quanto articolata, però in linea massima Tauna, se abbiamo visto che viene presa in ostaggio da Cortex, perché si trova nei livelli bonus? Non mi spiego. Vabbè che il fan può trovare qualunque motivazione, la più arcaica, ma veramente, raga, non ha il minimo senso, se non sa tanto di bella ragazza da mettere in mostra nei bonus, perché di continuo, se vai nei bonus di Tauna, viene continuamente presa da Cortex. Quindi o è lei che riesce a scappare, o boh. Fantastico, perfetto. Ma hai mancato tre casse. Ho fatto una mezza citazione a un altro storico platform 3D che veramente merita una sorta di rimasterizzazione del gioco. Parlo di Bugs Bunny Lost in Time. E mi domando io, Warner Bros, svegliati, svegliati, che qui c'è bisogno di più giochi. Vuoi fatturare? Fai giochi apprezzati dal passato. Penso che concorderete tutti. The Great Gate. La mia opinione soggettiva, i giochi di Crash sono usciti su PlayStation e vanno giocati su PlayStation. Molti mi diranno, no, ma è meglio giocare, che so, in portatile su Switch, o è meglio giocare sulla Xbox. Preferenze vostre, non vi sto ordinando di fare una cosa, però cresciuto sulla PlayStation 1, preferisco giocarlo sulla PlayStation. Fino a quando Microsoft non deciderà di renderlo una esclusiva in toto solamente per il sistema e piattaforme Microsoft. E poi dobbiamo contare anche i giochi portatili di Crash che abbiamo Crash Bandicoot XS e Crash Bandicoot 2 Entranced. No! Ho mancato una scatola. E che due maroni, sinceramente. Però mi pare di ricordare che qui dovevo ottenere una gemma per fare al 100%. Che bello. Essendo che questo primo Crash sulla versione Insanity, il livello di difficoltà si è attenuato, che secondo me è un'ottima cosa perché renderà più fruibile e godrai meglio il gioco. Solo un paio di critiche, che diciamo che è la prima critica su questa versione. Rimasterizzata è
diciamo la hitbox di quando cammina sul terreno Crash Bandicoot. Non è preciso, perché se vai poco poco sul bordo scivola e cade. L'altra critica invece, che è più specifica, riguarda i colori. Voi mi direte, in che senso i colori? Per carità, non è così tanto grave, ma nei primi Crash Bandicoot, con tutte le limitazioni del mondo, cercavano di spingere quanto potevano sulla macchina, rendendo più particolari, più visibili, e quindi rendevano i colori più accesi, più accentuati. Quindi se vediamo dei livelli in cui è ambientato al calar del sole, quindi al tramonto, io mi aspetto delle colorazioni proprio sul tramonto. Se no, non va bene. Tipo The Lost City, uno dei livelli, diciamo a livello artistico, più belli. Non il migliore, però secondo me uno dei più belli, The Lost City. Poi un altro elemento che rendeva iconico Crash, nonché marchio di fabbrica, possiamo dire, ovvero l'inseguimento, che qui vediamo in questo caso con la palla di pietra, nonché veniva utilizzato come pubblicità nelle tre del 95, mi pare, 95/96. Dovrebbe esserci qualche video registrato su YouTube di quel reperto storico. Ed è uno degli elementi che effettivamente è molto divertente, frenetico, perché c'hai dietro una minaccia che prima o poi ti becca e devi fare di tutto per salvarti le tue chiappe. Anche se gli inseguimenti migliori li preferisco su Crash Bandicoot 2, con l'orso polare gigante, ritorno sì della pietra, oppure della palla di neve gigante, che poi nella rimasterizzazione, ho visto qualche gameplay, hanno lasciato la pietra ma sporca di neve. Perché? Sulla Play 1 era più divertente se fosse stata una palla di neve gigante che ti schiacciava. Molti si lamentano del design troppo realistico di Crash, ma pensandoci, gli sviluppatori di Naughty Dog volevano che il gioco fosse quanto più realistico possibile, con un personaggio che richiama i Looney Tunes. Quindi penso che la Insane Trilogy, i ragazzi di Vicarious Vision, gli stessi poi dei giochi su Game Boy Advance di Crash Bandicoot, almeno i primi due, hanno fatto un ottimo lavoro. Che poi non solo hanno lavorato ai giochi platform, ma anche ai racing game di Crash, quindi sapevano perfettamente come sfruttare l'IP. Mo' con questa situazione di Microsoft che sta giocando al Monopoly con i vari studi, tra cui Activision, vi dirò la mia. Le IP della nostra era, quelli platform della serie Banjo-Kazooie, Conker, che poi Conker è un gioco sì platform ma per adulti, i buon Crash Bandicoot e Spyro, che tra l'altro Spyro non si vede un nuovo capitolo da parecchio tempo, e secondo me è un vero peccato. Sinceramente è un vero peccato. Perché non ha alcuna intenzione di provare a sfruttare quanto più possibile il brand, che poi Crash Bandicoot ha venduto 20 milioni di unità. Non so, bruschette.
non so due pomodori presi dal fruttivendolo, con tutto il bene che gli si vuole il fruttivendolo, perché non lo sto incolpando, nel senso che capitemi, insomma, praticamente intendo Nintendo, siamo contro Papo Papo senza che me ne sia accorto. Quello che voglio dire, Crash è un'icona immortale. Ha avuto i suoi alti e bassi perché Crash Bandicoot non ha i money come Super Mario, da un'azienda che lo supporta non solo con nuovi capitoli, ma col ritorno dei vecchi capitoli usciti su vecchie console. Quindi rendiamoci conto che Crash Bandicoot, se Microsoft incominciasse a fare come Nintendo, ovvero a cercare di fare più giochi per famiglie, tra i quali i vari platform, che poi i giochi platform non sono soltanto per famiglie, anzi, i giochi di Crash, non voglio parlare a nome di tutti, questa è giusto una mia idea che mi sono fatto, difficilmente lo giochi in famiglia, a meno che non fai a turni, e vi dirò, giocando a turni è seccante, a meno che non ti stai giocando Oddworld e Abe's Odyssey, dove praticamente colleghi due controller, giochi in due giocatori e si fa ugualmente a turni, solo che giocatore 1 col controller 1 e giocatore 2 col controller 2. Ma a parte questo, Crash Bandicoot è un gioco per ragazzi, per bambini, ma di sicuro per ragazzi, per famiglie la vedo dura, a meno che non sia un party game bello interessante. Potevano rendere immortale anche Crash on the Run. Mi era appena ricordato di aver mancato un paio di oggetti interessanti su questo livello, come ad esempio quella scatola messa in questo lato della testaccia di Nitrous Brio o Embryo. Poi che altro c'è, che cos'altro stavo dicendo? Vabbè, ho il mio timore che Microsoft con l'IP dei giochi platform tipo Spyro, Crash, Banjo-Kazooie, Conker non li sfrutterà mai e poi mai, a meno che non fa delle ripubblicazioni su piattaforme o console successive. Per piattaforme intendo come Game Pass, ma a parte questo non ho tanta fiducia, perché è un'azienda che va a investire soldi sul sicuro, non gli puoi dire nulla perché purtroppo l'economia funziona così. Non sarò un esperto, però ad occhio vanno dove gli porta più soldi, non vanno dove c'è incertezza o dubbi. Però converrete con me che stiamo parlando di Crash, 20 milioni di unità, penso che alle aziende non gli faccia schifo investire su un probabile, possibile, incerto, dubbioso quinto capitolo. Ho messo tanti aggettivi in modo tale da essere chiaro che io non ho dati alla mano inerenti a uscita di Crash Bandicoot 5 oppure cancellazioni di Crash Bandicoot 5. Tutte ste news sensazionalistiche, perché purtroppo nell'era in cui viviamo si tratta dell'era delle news sensazionalistiche, ovvero che suscitano emozioni forti con titoli clickbait fastidiosi. E io sto morendo, che è una bellezza con Crash. O a certi youtuber. Io do la colpa alla gente che non ha un minimo di cervello, che non sa decontestualizzare. Sì, bravissimo Pixel. Complimenti. Sei su sto bonus di Nitrous Brio da un bel po' di tempo. Continua così. Ok, ci sarà stato un dipendente che l'ha scritto, ma l'opinione di un dipendente vale tanto quanto. Fino a quando non c'è Activision o Microsoft a dire: oh,
non avremo più intenzione di lavorare su queste IP, fanculo a tutti. Non so se ho reso bene l'idea. Magari hanno tolto qualche idea, che poi sono idee abbozzate di Crash Bandicoot 5, neanche sappiamo quali sono. Cancellazione. Ma veramente sta gente meriterebbe di togliergli il diritto di scrivere idiozie. Smettetela, giornalisti. Se uno di voi sta ascoltando questo video, sta guardando, ascoltando il video, smettetela di fare sti titoli stupidi, perché fate solamente confusione, create caos e la gente poi porta imprecisazioni. Quindi per cortesia smettetela, che non se ne può più con questi titoli sensazionalistici, che bisogna sempre suscitare paura, paura, dubbi, certezze, paura, paura e basta, mamma mia, oh. Sembra che l'Italia vive solo di questo. No, scusate per questo mio sfogo, ma ci tenevo a dirlo, spero che voi utenti la pensiate più o meno al mio stesso modo. Se non siete d'accordo, ma caspita, è successo. Cinghiale è partito, cresce, l'ho visto così sulla pianta. Che sia un bug? O forse un errore di collisione? Mamma mia, la più pallida idea. Ecco un altro elemento iconico di Crash. È la cavalcata con l'animale inerente al gioco stesso. Siamo nella giungla, nei villaggi selvaggi. Bene, andiamo con un cinghiale. Andiamo in zone più particolari, anche fredde. Andiamo a cavalcare un bel orso polare. Andiamo indietro nel tempo, principalmente su zone orientali, e allora andiamo di tigre o di dinosauri, se vogliamo andare nei livelli preistorici. Della trilogia, per me rimane il migliore, oggettivamente il migliore, quindi fate attenzione, qui oggettivamente il migliore è Crash Bandicoot 2. Svecchiato la formula, ha aggiunto un sacco di meccaniche che, devo dire, è un peccato che non le hanno riprese in Crash Bandicoot 3, ad esempio. E qui c'è una critica che devo fare al secondo capitolo, perché è tutto collegato, quindi. Ovvero il jetpack. Viene utilizzato solamente nell'ultimo stage dei livelli inerenti nella navicella spaziale di Cortex, che poi lì ne parlerò più approfonditamente quando faremo la serie gameplay sul secondo capitolo. Comunque, il jetpack non viene più utilizzato e, sapete, me l'aspettavo un ritorno anche su Crash Bandicoot 4. Se non ritorna nel quarto, chissà, Vicarious Division oppure Linux o che ne so, Toys for Bob, uno di voi tre aziende, sempre se Xbox vi commissionerà un gioco di Crash, riportate indietro il jetpack. Molti dicono che il quinto capitolo, molti si aspettano che sia una specie di, non proprio open world, ma più al, come il primo Jack and Dexter. E vi dirò, Crash Bandicoot funziona su livelli, c'è poco da fare. Crash Bandicoot per me deve continuare a realizzare livelli in questo modo, o se proprio vogliono fare qualcosa di interessante, fare dei livelli più alla Spyro, ovvero che sono delle piccole stanze esplorabili, ma open world.
o che si avvicina molto alla... Oh, sono morto. Cioè, di solito quando sto sopra la cassa metallica mi protegge dall'esplosione nella versione Play 1. Qui a quanto pare non si può fare. E vabbè. Poi in questo mese di luglio, ragazzi miei, non so quando uscirà sto video, ma chi possiede una Xbox 360, sbrigatevi a comprare sullo store della 360 quanti più giochi possibili. Comprate, ovviamente quelli che vi interessano, non è che dovete comprarli tutti a forza. Soprattutto quelli in sconto, che qui Microsoft gli si dà veramente una bella stretta di mano e dei bei complimenti per questa idea carina di collaborare con le aziende e fare degli sconti, proprio scontacci assurdi. Io mi sono recuperato un botto di giochi Xbox 360 digitali, ma proprio parecchi. La HD Collection di Devil May Cry, poi che più mi sono recuperato, In It For Speed, male non fanno. Poi che altro ho recuperato sempre per la 360, dovrei aver scritto qui la lista. Poi devo ringraziare uno youtuber che ogni tanto mi ci sento anche in privato su Discord e che segue il suo canale, ovvero Red Flame Fox, che lo ringrazio qui, che mi sta dando una mano a recuperare i giochi perché io non ce l'ho più la 360 e quindi ho deciso di farmi aiutare da lui a comprarli quanti più possibile. Ah sì, poi ci sono i giochi di Capcom rimanenti, i Resident Evil 0, il primo a 1,99€, raga, io con 15,66€ mi sono preso 9 videogiochi. Poi ho preso anche Street Fighter per Tekken, e ci sono anche giochi che costano meno di 2€. Questo livello, per una cosa c'ho stress, sti caspiti di cosi che dopo un po' ritornano nella posizione di prima, se non li giri col cavolo che rimangono così. E siamo agli sgoccioli. A che minutaggio sono arrivato? Mizzica. Eh sì, dai, per oggi basta così. Abbiamo dedicato un'intera isola di livelli a questo gioco. Eh sì, a questo gioco, mannaggia a me. Abbiamo dedicato tutti questi livelli in quest'isola. Nel prossimo episodio ci dedicheremo a Up the Creek. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo gameplay di Crash. Ciao a tutti!